magistratura ne parlate sempre, costantemente. Siete come le cose abbarbicate allo scoglio con questa vostra indipendenza. È un privilegio di casta, ecco perché non ne volete fare a meno. Non scherziamo, non è un privilegio di casta. Noi magistrati, entrando in carriera, giuriamo fedeltà alla Costituzione, alle leggi della Repubblica, tutte le leggi della Repubblica. Se domani cambia la legge che disciplina la nostra indipendenza, nel senso che una legge approvata dal sovrano Parlamento italiano riduce la nostra indipendenza, siamo meno indipendenti, noi per obbligo di lealtà nei confronti dello Stato italiano, cui abbiamo giurato fedeltà, questa legge dovremo rispettare e non ci piove, altrimenti cambiare mestiere. Allora, il problema della maggiore o minore indipendenza della magistratura è anche un problema nostro, di noi magistrati, ma non soltanto, non soprattutto un problema nostro. È un problema, riflettiamoci un attimo, non è un patrimonio della casta dei magistrati, è un patrimonio dei cittadini. Perché senza indipendenza della magistratura, una giustizia giusta, anche soltanto in prospettiva, anche soltanto come speranza, anche soltanto come obiettivo, cioè la sogniamo. Se il magistrato non è indipendente, vuol dire che c'è qualcuno, il potere esecutivo, il governo, che può per legge legittimamente dirgli fai questo e non fare quello, fai gli occhi dolci a questo qua e fai la faccia feroce a quell'altro. Fine della giustizia giusta, fine dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, fine o quantomeno appannamento forte di un patrimonio dei cittadini, non della casta dei magistrati.